Le sardine nuotano da Bologna a Spezia con la via del Prione invaso dai simpatici pesciolini blu. Pesciolini che lottano contro l'odio, l'omofobia, il razzismo, ma non si identificano in nessuna bandiera e nessun simbolo politico. Il movimento delle sardine arriva anche a Spezia. Sì, esatto. Tra l'altro l'ho scoperto tramite Facebook io e mi ha fatto felice, non pensavo sinceramente. Perché hai deciso di partecipare, di aderire? Ma guarda, è stata una cosa spontanea, come sono rimasto felice di vedere la nascita di questo movimento che è nato in maniera spontanea mi è tornata voglia di tornare in piazza, però questa volta senza nessuna motivazione politica, ecco, cioè politica nel senso legata a qualche partito. Perché ha deciso di aderire alla manifestazione? Perché non aderire? Cioè, con tutto quello che sta succedendo in Italia, per forza. Perché è una cosa in cui mi rispecchio e da tanto tempo non trovavo qualcosa in cui rispecchiarmi. Siamo qua per combattere l'omofobia, la xenofobia. Qual è il messaggio che cerchi di portare avanti? Che l'uguaglianza e la pace prima di tutto e i nostri diritti. Il movimento delle sardine nasce come un movimento libero da bandiere, da simboli politici. C'è stato qualcuno che prova a, insomma, dargli un'identità politica? E sarebbe un errore grave, perché io vedo un sacco di giovani che fanno la prima esperienza, un'esperienza civile, di impegno civile, e quindi dare etichette o mettere bandiere sarebbe veramente grave. È chiaro che è un popolo che sta da una parte precisa, ma non riconducibile a nessun simbolo di partito. Spero continui così, perché sarebbe un bene per la partecipazione di tanta gente. Essendo a Spezia, domanda un pochino ironica, potremmo più definirci acciughine? Sì, acciughe, esatto, come le acciughe di Monterosso.